Bentornati su Io Come Lo Faccio, io sono Emanuele Pierzanti ed oggi unboxing. Come potete vedere abbiamo un po' di cose, spostiamole un attimo da qui, iniziamo subito con questo, Brita P1000. Questa è una cartuccia filtro da mettere sotto al lavandino, io ho già l'impianto, dura circa 6 mesi, è arrivato il momento di sostituirla. Vi faccio vedere com'è fatta. Eccola qui. Poi faremo un video, vi mostrerò l'impianto, che è comunque abbastanza semplice. Si mette in linea al lavandino. Io ho un lavandino apposito soltanto per l'acqua depurata. Si toglie il cappuccio e si inserisce nell'apposito portafiltro. Poi abbiamo questa valigetta, mettiamo le cose qui dentro. Allora, un saldatore, varie punte, supporto per il saldatore con porta spugnetta, manuale di istruzioni, questo che sembra un adattatore e punte per pirografo. Questi sono il motivo per cui le ho comprato, solo che veniva meno comprare un kit piuttosto che soltanto le punte. E mi serviranno per un progetto che ho in mente. Andiamo con il terzo unboxing. Ok, iniziamo subito con questo. Questo è un microfono wireless per iPhone. Molto carino, vediamo che cosa c'è. C'è il ricevitore che si collegherà sotto all'ingresso del telefono, il microfonino e qui cavo Type-C per la ricarica. Andiamo avanti. Oh, un set. Come si chiamano? Due. Ah, un set di due tagliafili da elettricista della Plato. E per finire, Jantarm 3D Touch Sensor. Questo è il sensore, un kit con sensore di autolivellamento per stampanti 3D, questo, anche questo su Amazon, vi lascerò tutti i link nella descrizione.
eccolo qui, e vedremo anche in un prossimo video come si monta e come utilizzarlo. Allora, per oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, se il video vi è piaciuto o può esservi stato utile mettetemi un like, a presto!